realizzazione di un nodo autobloccante Prusik con un cordino aperto. È importante saperlo fare anche con un cordino aperto. Per farlo mi prendo una buona quantità di corda e vado di cordino e vado a creare, diciamo, la parte, inizio a creare la parte sinistra del nodo. Ok, faccio tre rotazioni e poi con il cordino che passa, diciamo che sta più a sinistra, vado dalla parte opposta e vado a creare la stessa cosa dall'altra parte. Quindi faccio le mie rotazioni, ok, e quindi porto fuori tutto da davanti, sistemo un po' e ottengo il nodo. Ok, ottengo il nodo. Ovviamente adesso il nodo diciamo, non è chiuso perché i rami sono aperti. A questo punto qua posso andare a chiudere questi rami effettuando un bulino. Quindi faccio un anellino, un occhiello e poi infilo dentro una isoletta, prendo l'altro capo, infilo l'isoletta, tengo fermo il nodo, tiro il ramo lungo e ottengo il bulino. Su questo ramo vado a effettuare un nodo di sicurezza. Ok, e quindi ho a questo punto realizzato il Prusik chiuso.